Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Pagelle di Genoa Juve. In realtà non è un buongiorno, ma è un buon pomeriggio praticamente. Il buongiorno ve l'ho dato all'interno di questo contenuto qui e se ancora non l'avete visto potete andarlo a vedere qui sopra nelle schede, vi lascio il link. In realtà ho voglia di parlare di questa partita anche nei giorni a venire, quindi anche domani secondo me avremo un contenuto che parla, tra virgolette, di Genoa Juve come simbolo di quello che è il momento del campionato della Juventus. Quindi preparatevi perché secondo me ci sono ancora cose, tante cose da dire. Vi chiedo di lasciare un mi piace, un'iscrizione, perché ho visto che tantissime persone che guardano i video poi non sono iscritte. Allora mi chiedo che cosa li guardate fare. O vi iscrivete e ve li vedete tutti, oppure magari non siete interessati, allora perché li guardate? Non costa niente, regalino di Natale. Dai che cerchiamo di arrivare intorno ai 240.000 e poi 250.000, che sarebbe un bellissimo traguardo da soddisfazioni. Allegri, voto 5. Non mi è piaciuta la Juve ieri sera, non mi è piaciuto tantissimo l'approccio, non mi sono piaciuti anche diversi cambi di Allegri, non solo dal punto di vista del esce uno entra l'altro, ma anche dal punto di vista tattico. Non ho capito perché spostare Chiesa dalla posizione di destra, se era stato messo lì ci sarà stato sicuramente un motivo nel primo tempo, poi nel secondo invece è stato riportato a sinistra. La formazione, quella titolare, era giusta perché erano i titolari, meno Rabiot che si era fatto male nel riscaldamento, anzi nel riscaldamento, nelle ore precedenti alla partita, e quindi ha giocato Miretti con Rabiot che è andato in tribuna e si è vista assolutamente la differenza. Siamo sempre lì, la Juventus poi non ammazza queste partite, ti ritrovi fortunatamente ad andare avanti per via di un errore degli avversari, perché c'è Badel che ti fa un regalo incredibile, Vlahovic e Chiesa sono bravissimi a dialogare in quel modo lì e a fare in modo che la Juventus si guadagni quel calcio di rigore, ti ritrovi in vantaggio e non me le chiudi. Io ho letto da tante parti e ho sentito tante persone che dicevano che in realtà la Juventus ha avuto una reazione. Io questa reazione non l'ho vista, anzi mi trovo d'accordo con Matri. Secondo me ieri c'è stata un'involuzione anche dal punto di vista dell'approccio, dell'atteggiamento. E quindi niente, non sono stato soddisfatto della gara di ieri, quindi credo che sia doverosissimo dare un'insufficienza all'allenatore che l'ha preparata probabilmente in questa maniera o ci aveva in mente qualcosa di diverso e non è riuscito ad applicare quello che aveva in testa. Voto 6 a Szczesny, non una partita nella quale il Genoa ha fatto chissà che cosa, ma ce lo potevamo aspettare. Il Genoa era una squadra che, l'avevamo visto dai dati, non proponeva un tipo di approccio super offensivo alla gara, anzi, sul gol è incolpevole. Sul finale un brividino sull'uscita verso Gudmundsson, perché la Juventus stava attaccando e poi c'era stato quel rilancio di Martinez proprio a cercare il suo attaccante. Per il resto non ci sono stati tantissimi interventi del portiere. Però la Juventus dietro ha ballato e secondo me questa volta per via dei difensori. Bremer voto 6 ed è quello che mi ha convinto un po' di più. La Juve in realtà ha avuto anche l'occasione poi per chiudere questa partita, per vincere questa partita sul finale, su angolo di Chiesa e scosciata, possiamo chiamarla così, di Gleison Bremer. Bremer che non la tocca bene, era anche complicato secondo me fare gol in quella maniera lì, l'equilibrio era abbastanza precario, per il resto mi è sembrato quello un po' più attento perché Danilo e Gatti mi sono sembrati un po' ballerini. Non so se siete d'accordo con me, ma l'atteggiamento generale di questi due giocatori non mi è sembrato il solito. Ne ho visto una Juve meno attenta, particolarmente meno attenta dietro. In realtà su Gatti è una costante. Gatti non è un difensore che ti dà tutta questa solidità. È un difensore che è bravo in fase di spinta, di proposizione. Un difensore che è bravo all'interno dell'area sui palloni alti, un giocatore che è bravo, molto bravo, secondo me, sul contatto fisico, sul cercare di recuperare la palla con questi gamboni, sulla difesa, nel vero senso della parola, anche posizionale, come quella che fa la Juve, secondo me ha grossi margini di miglioramento. E ve l'avevo detto anche in occasione del gol del Monza, dove poi Gatti va a concludere la rete, fa gol, match winner, eroe della serata. Però anche sul gol del Monza c'erano state delle responsabilità di Gatti, quindi secondo me lui deve crescere qua. Su Danilo non mi sembra ancora entrato al 100-100-100-100%. Questa è un po' la lettura che do. Ad ogni modo, ieri dietro la Juventus non è stata la solita Juventus. 6,5 a Cambiaso, che per me è uno dei migliori in campo in assoluto. Gli avrei dato anche 7, però poi mi sembrava eccessivo dare una valutazione così alta all'interno di una partita in cui
Juventus è stata povera di sodio, diciamo così, non ci sono state grosse fiammate, però tutte le volte che toccava la palla Andrea Cambiaso si accendeva qualcosa, dava l'impressione di poter fare qualcosa. Quindi questa è l'unica grande cosa in generale che mi porto a casa dalla serata di ieri sera, cioè un giocatore che ha veramente fatto un percorso di crescita incredibile negli anni precedenti, proprio tra Genoa e Bologna, ed è diventato un titolare, perché è un titolare titolarissimo della Juventus in questo momento Andrea Cambiaso, e che riesce a fornire prestazioni di questo tipo anche variando le giocate sull'esterno, dentro il campo, a destra, a sinistra, un gioiellino da tenerci stretto, stretto, stretto. Voto 6 McKennie, è molto generoso come al solito, da lui però inizio a aspettarmeli questi gol. Ho visto che c'è stata solamente una volta che è entrato dentro l'area di rigore, quando poi Vlahovic va a ciabattare quel tiro con il destro sul traversone di Federico Chiesa. Serve l'inserimento di McKennie. Poi il centrocampo ieri sera era strutturato in un modo in cui la qualità lasciava un po' a desiderare. La Juventus senza Fagioli e senza Pogba dal punto di vista qualitativo perde tanto. McKennie, Miretti, Locatelli, lo stesso Rabiot sono giocatori fisici, sono giocatori di dribbling, non sono giocatori tecnici di palleggio, però non ci prova neanche mai. Questo è un discorso a parte, però si è vista proprio la differenza, i limiti fisici di questa Juventus, tecnici e fisici, una Juventus data sempre solo sulla fisicità, senza mai andare a provare a gestire il controllo della palla. E quando sei in vantaggio è anche qualcosa di positivo, perché poi devono correre dietro gli altri. Dice la Juve non ci prova mai a gestire questo controllo del pallone, non ci prova mai a cercare anche l'inserimento di McKennie in area di rigore, come magari accadeva anche al primo anno dell'Allegri Bis. Secondo me dipende anche tanto da Kostic. McKennie non ha fatto una partita insufficiente, però nemmeno una partita fantasmagorica. Voto 5 a Locatelli, non mi è piaciuto per niente, tanti palloni gestiti male, in maniera lenta, in maniera macchinosa, insomma ben distanti da quello che può fare Locatelli e che abbiamo visto fare Locatelli. È ovvio che Locatelli non sia un regista alla Pirlo, non mi stancherò mai di dirlo, cioè chi si immagina che Locatelli possa fare quelle partite lì di gestione, ragazzi, mettetevela via, cioè mettetevela via. Non è quel tipo di giocatore, non lo è, punto, non lo è, non lo è. È un giocatore che tecnicamente è buono, non eccellente, non eccezionale, né ottimo, e che fa il mediano. Poi, se intorno a lui ci sono degli altri giocatori che hanno delle caratteristiche diverse rispetto alla tecnica pura, alla fantasia, e sono tutti giocatori di corsa, di sostanza, di lotta, e le partite vengono orientate su quella roba lì, Locatelli farà sempre solo prestazioni di questo tipo, non si scappa. Poi, ieri, secondo me, è andato anche al di sotto di questo standard, che è uno standard basso, è uno standard mediocre, e io sono d'accordo con voi, la Juventus non produce, non palleggia, non ci prova mai, anche quando vince le partite, è una cosa che non vuole fare, si rifiuta di farlo, non so perché, è più efficace così, ci sono dei limiti, questa è la volontà, si vorrebbe fare diverso, non lo so, però questo è l'output, questo è l'output. Voto 4 e mezzo Miretti, non deve essere per niente facile, per niente facile, per niente facile essere fuori da 3 partite dove fai 3-4 partite, 0 minuti. Diventi titolare non per scelta tecnica, ma perché un titolare non ce la fa, e poi essere anche pronto, concentrato, però c'è il limite secondo me. Perché ieri sera Miretti è stato desaparecido, fantasma. Cioè fantasma proprio, non si è visto, non so quanti palloni abbia toccato, non sono nemmeno andato a vedere, ho paura di vedere questo dato. Miretti non c'è stato, impalpabile, astratto, letteralmente astratto. Kostic, voto 5, è un caso ragazzi, è ora di parlarne del caso Kostic. Adesso in settimana voglio parlare di Kostic, di Vlahovic, di un po' di cose che secondo me sono da affrontare, sono degli argomenti di discussione interessanti. Kostic è un altro che non si vede, Kostic è un altro che è letteralmente sparito, scomparso dai radar. Dov'è Kostic? Cioè, c'è poco da dire sulla partita di ieri sera. Ieri sera è stata talmente vuota la partita che fai anche fatica a parlarne, anche nelle valutazioni dei giocatori, dall'allenatore ai giocatori. Ci sono state, è stata una prestazione molto vuota, secondo me, da parte della Juve, per atteggiamento, per tattica, per tutto. Kostic è un altro che quest'anno sta facendo una fatica bestiale, bestiale. Di Vlahovic, ripeto, voglio parlarne in un video a parte, sarebbe stato da 4 per me, la valutazione di Vlahovic ieri sera è da 4, gli do 5 soltanto per il passaggio che fa Chiesa in occasione del rigore. Stop. Perché ogni stop è sbagliato,
sembra che la palla sia una palla matta che lui non riesce a stoppare, sembra quelle palle rimbalzine che tu lanci e fanno sempre giri, è un pallone a calcio normale, gli altri lo riescono ad amministrare. Vlahovic fa fatica a spalla la porta, sì, ma Vlahovic adesso fa fatica anche quando guarda la porta. Limite di testa? Sicuramente. Però c'è anche qualcosa di più, probabilmente anche dal punto di vista fisico questo ragazzo in questo momento non sta bene. Ne parleremo, ho tante cose da dire su Dusan Vlahovic. Su sto scambio con Lukaku, ragazzi, non se ne può più, veramente, non se ne può più. Ne parleremo anche di questa cosa qua. Sicuramente oggi Vlahovic è un tema, è un problema della Juve. Chiesa voto 6,5. Vlahovic lascia la palla a Chiesa, gli fa battere il rigore, è proprio Vlahovic che cerca Chiesa, Chiesa cerca Vlahovic su quel traversone dove Vlahovic poi sbaglia, c'è stata anche una scena in cui Vlahovic sembrava avere un attacco di labirintite, ma questa è un'altra cosa. Chiesa dà quel pallone per Bremer, la Juventus Chiesa centrica, Chiesa segna, Chiesa centrica, veramente Chiesa centrica, mezzo voto in meno, perché secondo me Chiesa insieme a Cambiaso sono stati i due migliori in campo, un mezzo voto in meno per quello scavino, perché quella è un'occasione importante, perché la Juventus avrebbe avuto l'opportunità di fare gol due volte su due su errori del Genoa e non l'abbiamo fatto, e quando siamo così poveri, così carenti di occasioni da gol, le occasioni diventano pesantissime, pesantissime, e allora poi bisogna ragionare, bisogna farle al meglio quelle cose lì. Poi è ovvio che se fa gol viene giù lo stadio e sono felicissimo, però secondo me lì si poteva anche pensare di appoggiarla a rimorchio col portiere in uscita. C'era l'opportunità di cercare un compagno. Voto 5 a Milik, che è entrato, boh, preso un giallo, e poi che altro è successo a Milik? Non lo so, forse lunedì sera lo manderanno a chi l'ha visto. Voto 5 a Eiling, che entra, centrocampo. Centrocampista Eiling, no. Fa fatica, eh. Già non gioca mai, ritmo partita non c'è, fiducia non ce n'è, quando entra in un ruolo non suo. Oh, io ragazzi, a me piace Eiling, Penso che sia un prospetto che ha del potenziale. A questo punto lo vendo. Cioè, se questo è il modo in cui dobbiamo utilizzare questo giocatore, non ha senso trattenerlo in rosa. Cioè, proprio detta come vuol detta. Voto 5 UEA. Non mi ero nemmeno accorto del suo ingresso. Non mi vengono in mente particolari giocate di UEA, particolari momenti della partita di UEA. Certo, dietro di condizione, assolutamente, ci mancherebbe altro. Però ragazzi, cioè, anche quando buttiamo dentro i cambi, questi poi cosa sono? Boh. Yıldız senza voto. Meno male che non si è fatto male su quell'ingresso killer, perché è un ingresso killer di Malinowski, che secondo me è stato anche sorpreso di essere rimasto in campo. Io di questa cosa ne ho parlato nel video di questa mattina. È ovvio che poi non deve diventare l'argomento di discussione principale. Cioè, se pensiamo a Genoa Juve, l'argomento di discussione principale non deve essere l'arbitro. Deve essere una cosa che inserisci l'arbitraggio insieme alla prestazione, insieme a tutto il resto. Però per fortuna che Yıldız non si è fatto male, perché quell'intervento lì è pericoloso ed è un intervento brutto. E non c'è nient'altro da dire. Alla prossima! Cos'altro vi devo dire di Genoa Juve? Ieri ero molto deluso. Molto deluso. Oggi un po' più rassegnato che diverso. Prestazione che mi lascia molti dubbi, vuol dire, sera, da parte di tutti, giocatori, allenatore, da parte di tutti, direzione di gara, arbitri, VAR, prestazione che mi lascia dei grandi dubbi. I dubbi non me li lascia Gilardino, ecco, ieri sera ho fatto i complimenti a Gilardino, poi ho pubblicato anche un po' sui social, ho visto che Sky Sport, perché io do sempre un'occhiata alle pagelle, no, prima di fare le mie, Sky Sport ha dato 5,5 a Gilardino, fermato la Juventus seconda in classifica, ha fatto il cambio che ha deciso la partita ai Kuban. Poi sì, magari è partito senza un attaccante di ruolo come aveva fatto Palladino e quindi il primo tempo ha fatto più fatica. D'accordo, però poi appunto inserisce l'attaccante, toglie un difensore, gioca con quattro punte, molto coraggioso, porta a casa un risultato. Genoa contro Juve, cosa doveva fare Gilardino? Vincere per forza per avere il 6. Non lo so, fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi.